distribuito i fogli, ora vi dico a che cosa servono, vi spiego perché c'è questo alberello di ulivo qui davanti all'altare e anche questa copia del Vangelo. L'avevo pensato questo discorso prima del coronavirus per realizzarlo la prima domenica di Quaresima, poi non è stato possibile e allora ho pensato di rimandarlo a oggi che è la festa della Santissima Trinità. Pianteremo questo olivo nella aiuola della chiesa e sotto l'olivo metteremo una copia del Vangelo. Perché? Capire meglio l'idea che la pace, simboleggiata sin dai tempi antichi dell'olivo, sgorga attraverso la parola di Dio, soprattutto attraverso il Vangelo e l'Apostolo Paolo che ci fa presente che Gesù è la nostra pace. In Lui abbiamo ritrovato la pace tutti quanti. Questo foglio che vi ho distribuito è una riflessione che adesso vi leggo e poi mi seguite, perché è troppo impegnativo seguirla solo nell'ascolto. L'avete sotto gli occhi e vi lascio come compito per casa quello di rileggerla due volte appena arrivati a casa. La riflessione è intitolata Tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, in amore perpetuo. Non cessano mai di amarsi. Parola e Chiesa hanno un sapore trinitario. Perché? Vedete che lì c'è il lezionario che contiene tanti brani della Sacra Scrittura che noi proclamiamo durante la Santa Messa. La parola di Dio non è soltanto la parola. La parola è il Verbo, cioè il Figlio di Dio. Ma si dice di Dio perché viene da Dio, cioè dal Padre. E però questa parola è stata donata agli uomini attraverso lo Spirito Santo. I libri della Bibbia, che sono 73, sono stati scritti, dice l'Apostolo San Pietro, da uomini santi che sono stati illuminati dallo Spirito Santo. Quindi i libri della Bibbia sono tutti pieni di Spirito Santo. Nel momento in cui la parola di Dio viene proclamata, lo Spirito Santo scende su di noi, la parola di Dio viene quasi riemergendo, ci viene comunicata e si crea una comunione di amore attraverso la parola. Ma questo dove avviene in modo particolare? Nella Chiesa. La dobbiamo smettere di dire che la Chiesa è un fatto secondario, che ognuno di noi deve pregare Dio per conto suo. Questo non è il cristianesimo. Parola e Chiesa hanno, dice qui il foglio, un sapore trinitario ed è in grembo alla Trinità che entrano in comunione. Così è dalla Trinità che traggono origine, in essa sono misteri viventi e non la parola e la Chiesa e non reperti fossili o archeologici. Sull'orizzonte di essa, cioè della parola, raccontano il passato e il presente della storia, sapendo di avere un futuro e di esistere
in funzione del futuro. Con il Concilio Vaticano II e con l'approfondimento teologico, liturgico e pastorale che lo hanno accompagnato prima, durante e dopo, la Trinità è tornata dal suo esilio. Prima del Concilio non si parlava quasi mai della Trinità, la festa della Trinità è esistita sempre. Il segno di croce ce lo facciamo tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, però c'era poca riflessione sulla Santissima Trinità. Però è solo dall'interno della Trinità che vengono comprese e brillano del loro splendore la Chiesa e la parola di Dio. L'inizio del quarto Vangelo, come dice, in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Noi possiamo un po' parafrasarlo con queste parole: in principio era il silenzio e dal silenzio usciva la parola e la parola era rivolta verso il silenzio. Essa, la parola, sgorgava pregna di un respiro di amore, perché anche il respiro è lo Spirito Santo, perché anche il respiro sgorgava dal silenzio, come sapete, e diciamo nel Credo, lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Il silenzio, il Padre cioè, contemplava l'abbondanza della sua bellissima luce nella parola, perché la parola che usciva da lui era avvolta e permeata dal suo medesimo respiro. Quindi il Figlio di Dio, sgorgando da Dio, era pieno del respiro di Dio. La parola poi riposava nel respiro, che adagiava la parola nel silenzio, e così tre vite vivevano in un'unica vita. Il silenzio, pur dando origine alla parola e al respiro, non esisteva senza l'una o l'altro, avendo l'una e l'altro fin dal principio ricevuto vita dal silenzio, e vuoto essendo il silenzio senza la parola e il respiro. Solo il silenzio dà luce alla parola e al soffio, respiro. Nulla è la parola senza il silenzio, e il respiro è nulla senza parola e silenzio. Pur essendo ciascuno dei tre pienamente vita l'uno dell'altro e adagiato nella vita dell'altro in dinamica comunione, mai si annulla nell'altro, ma se ne inebria permanendo nella sua identità. Il luogo dove la parola viveva prima di farsi carne era il grembo del Padre Madre, e ci viveva consapevole di riversarsi nello spirito di lui e del godimento con cui il Padre e Madre si saziava di entrambi, cioè del Figlio e dello Spirito Santo. La parola era anche mente e sapienza, idea e immagine perfetta del Padre, che non solo pensava con il Figlio, ma aveva come Figlio il suo stesso pensiero, e il sommo bene trovava nella sapienza somma lo specchio luminoso di sé. Lo specchio poi vibrava di una fiamma incandescente che usciva come impulso dal bene sommo, accompagnandosi all'idea. Dall'idea del Padre traeva luce e donava ad esse il calore che era suo, ma dal Padre proveniva e dono di lui rimaneva, e tutte e tre formavano una sola vita, distinguendosi e nel rapportarsi delle persone e ritrovandosi identici nella comunione dell'amore e nella struttura della sostanza. Il Padre è il sapiente, è l'origine della sapienza. Il Figlio è sapienza originata dal Padre. Lo Spirito è amore, ma non senza sapienza. Egli è amore sapiente perché sommo bene ha colmato di sapienza l'amore. Così anche la sapienza non è senza amore, perché il sommo sapiente ha colmato la sua sapienza con il suo stesso amore. Girate la pagina.
così che il principio senza principio, cioè il padre, dona se stesso alla sapienza di sé con il suo amore e dona se stesso all'amore di sé con la sua sapienza, ritrovando la sua vita sapiente e amorevole in una circolarità che, non avendo mai avuto inizio sotto il segno del tempo, non avrà mai fine secondo le leggi del tempo. Eterno infatti il Padre, e dall'Eterno genera il Figlio sapienza, e fluisce il respiro amore, ed esse, come persone vitalmente distinte dalla persona del Padre, in simbiosi perfetta, si ridonano a Lui, mai reciprocamente limitandosi, mai esaurendo la vita che ricevono, mai riversando la propria vita in Lui per soffocarla o per esserne soffocati. Il Padre possiede la parola non perché la trattiene in sé, generandola anzi alla pienezza della vita, ma perché la parola sa di provenire da Lui e di essere nulla senza di Lui, sa di essere colma di amore, perché l'amore di Lui sempre le viene riversato e liberamente si riversa in Lui senza forzo, ma dolcemente, perché la stessa dolcezza dell'amore con cui viene generata alla vita la sospinge a ricercare in Lui la sorgente della vita e a ritrovare in Lui in amore, perché un amore sempre nuovo, esca dal suo grembo e lo sazi di sé con lo stesso amore con cui da lui è saziata. Attenzione che sembra un gioco di parole, ma è una realtà sublime, misteriosa e grandiosa, sulla quale forse riflettiamo un po', ecco perché vi ho dato il foglio, perché la meditate a lungo. La parola poi possiede il Padre non perché si allontana da Lui, costringendolo a donarsi senza volerlo in uno strappo drammatico e violento, ma perché ricevendo vita da Lui la riceve da sempre, sempre e per sempre, con la volontà soporosa. Soporosa significa dolcissimo, che ha il suo sapore. Lo possiede liberamente, sapendo di esserne liberamente posseduta, gode di lui sapendo di esserne a sua volta il godimento, e padre e figlio si godono nella volontà di un unico amore. E lo spirito non possiede il padre e il figlio perché ne imprigiona la vita e le energie, secondo essendo egli vita ed energia dell'uno e dell'altro, dell'uno attraverso l'altro in ricettacolo perenne, e ciò non passivamente ma in dinamismo vitale, come una persona che accoglie due persone di cui una è fonte di respiro e l'altra ha come suo alito quello di lui nella stessa stanza sul medesimo guanciale. Potente è la parola del Padre, essendo egli l'Onnipotente, per cui il Figlio è generato come acqua fresca che sgorga da una sorgiva, ma anche come un lampo di lumbre squarciata. E per quanto potente sia la vita che si riversa dalla vita, immenso lo squarcio per l'immenso, intatta rimane la vita del Padre, e la vita del Figlio non è inferiore né soggetta a crescita, ma uguale nella potenza, pur distinguendosi nell'intimità dell'unica essenza. Lo spirito dell'amore sarà solo dolcezza senza fine, vento leggero, abbraccio impercettibile, fragile saggezza, mormorio d'acqua sul letto erboso, no? Egli ha con sé la potenza del Padre e se ne riveste come sua potenza, così come si riveste della sapienza del Figlio, rivestendolo in cambio con il suo soffio. E l'uno e l'altro controdanzano in un cerchio divino dove il Padre genera sempre, perché è sempre giovane e non respira mai anidride, ma non inquinandosi mai i suoi bronchi né ansima per la stanchezza, perché la sua vita non ha flessioni né cedimenti, essendo l'origine di ogni vita e la pienezza della vita. Ecco, è una riflessione, abbiatela così da solo, non può anche non dirvi nulla, però se la rileggete, la rimeditate, penso che ne possiate trarre grande frutto. Non lo dimenticate mai per tutta la vostra vita.
Questo è il Vangelo, fondamento della nostra fede, della nostra speranza e della nostra pace. Adesso lo collegheremo nel fosso già preparato per piantare l'ulivo. Nella liturgia del Giovedì Santo, quando vengono consacrati gli oli, si dice che quando ci fu il diluvio universale, una colomba tornò nell'arca con un ramo di ulivo, che significava che era finito il diluvio ed era cominciata un'era di pace. Ecco, adesso pianteremo quest'ulivo nella aiuola della parrocchia, quasi a volere significare che tutti quanti noi dobbiamo collaborare dopo questo diluvio che abbiamo vissuto in questo periodo di tempo, dobbiamo collaborare a costruire un mondo pieno di pace. Si mette un po' di terra per coprire le radici dell'ulivo. Questo applauso significa che tutti noi ci impegniamo a costruire un mondo pieno di pace. Questo applauso significa che tutti noi ci impegniamo a costruire un mondo pieno di pace.